Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occupiamo dei modelli e di documento Office. Come vedete, siamo all'interno del sito italiano e ci occupiamo di questa cosa perché ci siamo scontrati con una interessante fenomenologia, soprattutto che riguarda i modelli di documento dei fogli di calcolo come Excel, che hanno per esempio all'interno delle funzioni e delle formule. E si vede che c'è una forte ereditarietà dal sito inglese perché praticamente alcuni comandi non sono tradotti in italiano. Adesso vi faccio vedere subito quello che intendo. Per esempio, stavo scaricando un modello di documento relativo alla registrazione delle presenze studenti. Allora, noi lo scarichiamo, lo cerchiamo nel motore di ricerca interno ed era questo qua. Lo clicchiamo, è un modello di documento che ti fornisce praticamente una specie di struttura già formata che puoi modificare. Clicchiamo scarica. In questo caso noi lo apriamo con LibreOffice Calc, ma questo esempio è identico se sia per esempio Windows e Office. Noi usiamo Linux e LibreOffice Calc, ma è la stessa cosa. Lo apriamo al volo. E vediamo che praticamente questo modello di documento che è stato fatto per i professori ha questo tipo di struttura, ci sono i mesi e i giorni e in pratica il professore in queste caselle deve inserire se lo studente è presente o no. Qui c'è la guida, vedete, R significa ritardo, I ingiustificato e giustificato più presente. Intanto iniziamo a capire che ci sono delle lettere che non tornano. Ma se noi andiamo a vedere nel codice, cioè nella cella Excel in cui c'è il codice, vediamo che per esempio il ritardo è T, vedete qui, perché viene dall'inglese tardi. Cioè, essere in ritardo, poteva essere anche L, essere to be late. Ma quindi è interessante che anche un soggetto come Microsoft, che ha un enorme fatturato, praticamente faccia questi tipi di piccoli sbagli, perché nell'importare in una lingua, per esempio differente dall'inglese, questi modelli, non si ricorda di aggiornare i comandi che sono all'interno, cioè le funzioni e le formule all'interno delle celle in cui ci sono valori calcolati. Quindi, in pratica, se uno segue la guida e dice che questo studente il 1º agosto è in ritardo e mette R maiuscolo, vedete che il contatore Excel non tiene affatto conto di questa fenomenologia, perché in realtà nella cella c'è scritto che il ritardo è T maiuscolo. Tant'è vero che se noi qui mettiamo T maiuscolo e facciamo invio, vediamo che il contatore qui segna 1. Nella cella segna 1. Praticamente, che cosa succede? Ingrandiamo un po' per farvi vedere. Se io qui metto, come dice la guida, R per ritardo in italiano, non segna nessun ritardo, ma se io qui metto T, che è in inglese, segna 2. Quindi praticamente quando si scaricano dei modelli di documenti che possono essere provenuti dal bacino linguistico inglese, bisogna sempre controllare le formule perché può darsi che nella traduzione inglese ci siano dei problemi. Questo è stato molto interessante. Praticamente questo modello di documento non funziona perché se oltre a tradurre il testo non vengono tradotte le cose tecniche all'interno della cella calcolata, qui c'è un CONTASE, praticamente il modello non funziona. Tant'è vero che noi andiamo a vedere, lo chiudiamo, non salviamo, noi andiamo nel sito, quello invece proprio inglese, che ti presenta lo stesso modello di documento, l'abbiamo trovato in inglese, vedete Student Attendance Record, mentre quello in italiano si chiama Registrazione delle presenze dello studente. Se noi facciamo la stessa pratica, lo apriamo sempre con LibreOffice Calc, vediamo che in questo caso la versione inglese ovviamente funziona perché vedete che la leggenda ci dice che per inserire il ritardo dello studente devi mettere T. Per inserire che è assente senza giustificazione, you perché unexcused, i per excused e p per present, e quindi qui funziona perché se qui metto t evidentemente fa un ritardo, se metto u, metto qui u per esempio un maiuscolo, c'è uno studente che è arrivato o in ritardo o addirittura non si è presentato senza scuse. Quindi sempre guardare quando si scaricano dei modelli di documento Office in italiano dal sito italiano, che ovviamente ha questa dicitura .it italiano, soprattutto se si tratta di modelli per foglio di calcolo, controllare sempre il contenuto
delle celle con valori calcolati con formule e funzioni, perché certe volte Microsoft si dimentica che oltre il testo bisogna tradurre anche le espressioni, diciamo, logiche e funzionali del foglio di calcolo. Grazie a tutti per aver visto questo video. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.